Ciao a tutti, sono Michele Viana. Oggi vi porto a visitare una mia mostra personale che si trova alla sala dell'Accademia di Galleria Giannoni, accolta nella splendida location del complesso monumentale del Broletto nel centro di Novara. Qui, grazie al patrocinio del Comune di Novara, ho l'opportunità di esporre gran parte delle opere che hanno segnato il mio percorso artistico sino ad oggi. Il percorso, come dice il titolo della mostra, parte da una pittura sicuramente figurativa per poi trasformarsi ed arricchirsi con componenti espressionistiche fino ad arrivare all'astratto. Questi stili sono interpretati con diverse tecniche grafico-pittoriche sulla carta, con la penna, la matita, il carboncino, gli acquarelli, gli inchiostri, i pastelli, mentre sulla tela o sulle tavole con l'olio, le tempere o l'acrilico. Molti mi chiedono come è avvenuto il passaggio dal figurativo all'astratto. Beh, in realtà è stata una cosa molto semplice che mi è venuta spontanea. All'inizio ero molto appagato dal copiare i paesaggi rurali, paesaggi anche urbani che mi circondavano. Successivamente le immagini che volevo riprodurre hanno iniziato a mescolarsi e a farsi contaminare dalle mie emozioni, che potevano sia essere legate a quei determinati paesaggi, ma anche emozioni mie interne personali. E così mi sono sentito di voler restituire queste immagini arricchite dalle mie emozioni. Questa è la fase espressionistica. Successivamente, nella fase compositiva, le emozioni hanno iniziato a prevalere e così troviamo delle opere con un fondo astratto informale sopra il quale disegnavo una parte figurativa, in particolare delle città in cui vivo o che andavo a visitare. In ultimo sono arrivato poi a fare opere completamente astratte, che non sono nient'altro poi che paesaggi dell'anima o delle emozioni. Alcuni, vedrete, hanno colori molto forti, sgargianti, contrastanti, altri invece sono in bianco e nero. Molti mi chiedono se adesso faccia solo opere astratte o figurative astratte. La realtà è che oltre a quelle faccio ancora delle opere di tipo figurativo e in particolare mi avvalgo, in questo caso, dello strumento della penna, la penna a sfera, quella semplice che troviamo anche in cartoleria, perché è un modo, mi dà un modo molto diretto per andare sulla carta e fare emergere la potenza e il vigore del tratto che riesco a esprimere. Mi piace molto questa tecnica perché uso il bianco e nero e che ci permette di concentrare il nostro punto di vista su immagini assolute, sugli spazi, la prospettiva, la profondità, il chiaro e scuro, le luci e le ombre. Da questi schizzi poi prendo spunto per produrre le mie opere maggiori e anche ricche di colori. E questo quindi diventa quasi un trampolino di lancio proprio per arrivare a queste opere tra virgolette maggiori. Delle altre tecniche chiaroscurali che mi piacciono molto sono il carboncino e la matita, perché sono anch'esse molto dirette e consentono di trasferire con vigore il segno sulla carta. In questa esposizione troverete anche delle opere figurative su astratte che come soggetto rappresentano grossi centri noti a livello internazionale come San Francisco, Londra, Parigi, Venezia, città nelle quali sono stato recentemente o nel mio passato. Ho notato anche io stesso che questa commistione è particolarmente interessante perché non solo l'astratto rende più interessante la parte figurativa, ma vale anche l'inverso. Seguendo i tratti chiaroscurali, il nostro occhio può avere una più approfondita contemplazione dell'astratto. Finendo con le opere astratte, vi voglio riportare un'interpretazione che ha dato mia figlia di 6 anni proprio quando è venuta a visitare questa mostra. Lei ha scelto il suo quadro preferito della mostra, che era appunto un astratto, e io gli ho chiesto a cosa le facesse pensare questa opera. E lei ha detto un'emozione piena di colori.